soprattutto per chi ha una forte coloritura ideologica, il problema di tenere insieme il bisogno di rispondere a degli impegni e di essere limitati da alcuni parametri, da alcune questioni, come per esempio le casse vuote del tesoro, per esempio, che sono un dato di fatto e che rispetto al quale che non può essere ignorato. E questo è un primo tema. C'è un secondo tema, io credo, che è caratteristico dell'Italia, ma forse la Francia ha anche questa questione, ne parlavamo prima con Monsieur Lagarde, ed è che la sinistra in Italia ha avuto tradizionalmente, storicamente, una matrice di stampo socialista, diciamo socialista, socialdemocratico, prima ancora comunista. Noi come voi siamo stati il paese, noi dicevamo l'Italia ospita il più grande partito comunista d'Occidente, credo che il secondo fosse il vostro, insomma. Quindi. E quindi la matrice culturale del principale partito del centro-sinistra è sempre stata una matrice socialista, diciamo socialista socialdemocratica. Per la prima volta in Italia abbiamo la questione che si è già posta in Germania, in Gran Bretagna, di una sinistra all'interno del partito, della vittoria di una linea liberal-democratica e non social-democratica, che ha un'importante conseguenza soprattutto nel rapporto tra il principale partito e il sindacato, che tradizionalmente aveva un rapporto di grande, diciamo, intima connessione e che oggi invece vive un momento di crisi. Due pause, poi perdo il filo. Vous aviez pris comme illustration ce qui s'est passé en Grèce, donc un gouvernement de gauche et idéologique, clairement a proposé un programme qui, pour pouvoir, se carambole ou fait face à une réalité, ils ne peuvent pas imposer leur vue à une réalité, et se trouvent donc emprisonnés par ce problème. En Italie, la gauche, traditionnellement, était une gauche sociale-démocrate, qui a travaillé beaucoup en complicité et avec l'appui du monde syndical. Ce qui est en train de se passer avec la gauche italienne aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et en Allemagne avant. C'est une gauche qui se revendique plus libéral-démocrate que social-démocrate. Poi c'è un terzo punto, quindi pragmatismo liberal-democratico. E c'è un terzo punto che è legato a uno stile di lavoro, a uno stile operativo. Io credo che questo governo, il nostro governo italiano, abbia una caratteristica principale che è quella di cercare sempre di portare ogni processo a un risultato. Processo, outcome, delivery, direbbero gli inglesi. Cioè di fare in modo che enormi discussioni che in Italia esistono anche da 10, 20, 30 anni si esauriscano con un ricco dibattito, una ricca discussione, ma con un risultato alla fine. Faccio l'esempio della legge elettorale italiana. Noi avevamo una legge elettorale da 10 anni. Questa legge elettorale era stata definita dal suo autore una porcata, tutti dicevano che la legge elettorale bisognava cambiarla, tutti, non esisteva un politico in Italia che dicesse la legge elettorale ok, bisognava cambiare la legge elettorale, ma noi ci abbiamo messo 10 anni a cambiare una legge elettorale che tutti volevano cambiare. Al punto che in realtà è stata cambiata dalla Corte Costituzionale. Noi siamo stati l'unico paese civile al mondo nel quale la legge elettorale per un certo periodo è stata scritta dalla Corte Costituzionale e non dal Parlamento.
Donc la troisième caractéristique, après le pragmatisme, la libérale démocratie, c'est la culture de résultat. C'est-à-dire quand on est au gouvernement, quand on est au pouvoir, on peut avoir des débats qui peuvent durer des années, qui accouchent d'une souris. La ligne de ce gouvernement, c'est un gouvernement qui s'est dit, on va arriver au résultat. Et une illustration de ce volontarisme, c'est le changement, c'est la nouvelle loi électorale, puisque pendant 10 ans, l'Italie a vécu avec une loi électorale qui, de l'avis de tous les partis, était une, alors j'utilise le mot si on peut un peu dire, mais une saloperie, ça s'appelait comme ça, une porcade, franchement. Mais personne ne réussissait à accoucher d'une nouvelle loi électorale. Cette situation a duré 10 ans, donc ça ne se faisait personne. Récemment, le gouvernement Renzi a fait, finalement, approuver, ratifier la nouvelle loi électorale de l'Italie. Quindi questi tre punti fanno dire a qualcuno che Renzi è un uomo di destra. Io credo che non sia così. Io credo che lui sia un uomo di sinistra, con queste caratteristiche. E penso che sia un uomo di sinistra perché, per esempio, noi oggi abbiamo avuto un dato molto importante, che è quello della disoccupazione, che dopo molti trimestri, anni, finalmente comincia a tornare indietro. Contiamo più di 150.000 nuovi posti di lavoro in questo ultimo trimestre. La disoccupazione giovanile, che per la prima volta è scesa sensibilmente in questo trimestre. Abbiamo fatto operazioni di sostegno al reddito di persone che sono tipicamente l'elettorato della sinistra. Abbiamo dato a un certo punto 80 euro al mese a tutti coloro che non arrivavano a una certa soglia di reddito. Abbiamo promosso politiche sul lavoro, per esempio, eliminando il precariato, che era un grosso problema italiano, assicurando la maternità a tutte le lavoratrici. Abbiamo fatto una serie di politiche che secondo me sono sicuramente politiche di sinistra, soltanto che le abbiamo fatte forse in un modo non novecentesco, ma più vicino al nostro tempo. Allora, après ces trois caractéristiques, certains continuent de dire que Renzi serait un homme de droite, ce qui en soit pas dramatique, parce que vous avez dit, mais c'est un petit peu contradictoire, parce qu'il préside quand même un gouvernement qui est de gauche, et justement, il y a eu un certain nombre de mesures de gauche, il y a eu certains effets. Notamment aujourd'hui ont été publiées les statistiques de l'emploi, et l'Italie au premier trimestre a créé plus de 150 000 emplois. Je crois que c'est aujourd'hui même, j'ai vu votre tweet